Buonasera e bentornati a Salotto Bianconero, trasmissione settimanale in onda ogni giovedì su Sud TV, canale 663 del Digitale Terrestre. Con me, come tutte le sere, c'è la bellissima modella Liz Kedman. Buonasera, Liz. Buonasera. Presentiamo subito i nostri ospiti di questa sera. Abbiamo l'allenatore dell'Abbattivagliese, Luigi Squillante. Buonasera, miss. Il collega e amico giornalista Andrea Laganà. Buonasera, Andrea. Buonasera Marco. E il preparatore atletico nonché vice allenatore dell'Abbattivagliese Calcio, Giosuè Squillante. Buonasera, miss. Buonasera. Noi ricordiamo a tutti i tifosi che possono interagire attraverso la pagina ufficiale Facebook dell'Abbattivagliese Calcio e possono lasciare le loro domande ai nostri ospiti. Liss, Certo. vediamo i risultati e la classifica dell'ultimo turno del campionato nazionale di Serie D, il girone I. Allora, a Cragas e Torrecuso 2-0, Battipagliese e Vibonese 1-0, Città di Messina e Cavese 2-1, Comprensorio Montalto e Orlandina 3-0, Due Torri Savoia 2-2, Licata Agropoli 0-7, Nuova Gioiese e Interreggio 0-0, Rende e Pomigliano 2-0, Ragusa e Noto 0-3 a tavolino. Poi vediamo anche la classifica del girone. Savoia 79, Acragas 69, Agropoli 62, Battipagliese 57, Torrecuso 52, Nuova Gioiese 49, Cavese 46, Notto 45, Interreggio 44, Comprensorio Montalto 41, Pomigliano 40, Orlandina 40, Rende 39, Due Torri 34, Città di Messina 34, Vibonese 29, Licata 20. E Ragusa è stata esclusa dopo 4 rinunce. Sì, intanto domenica sono arrivati i primi verdetti, il Torrecuso quinta in classifica non disputerà appunto i playoff perché tra la seconda e la quinta ci sono più di 10 punti ed è arrivata anche la retrocessione matematica dell'Licata. Mister, allora domenica è arrivata la vittoria importantissima contro la Vibonese, alla vigilia sembrava una gara facile, però non è stato così. Sì, infatti io l'avevo detto in settimana che non dovevamo praticamente abbassare la guardia per un semplice motivo, perché arrivava un avversario sulla carta molto forte, magari la classifica diceva un'altra cosa, però era una partita per loro all'ultimo respiro, per cui diciamo che era una squadra che veniva a Battipaglia a giocarsi un attimino tutto per tutto, perché essendo la classifica deficitaria, dice che comunque in ogni caso se domenica il Rende vince, e penso che alla fine salteranno anche i play-out, però magari forse se noi pareggiamo a Orlandino oppure il Pomigliano cicca in casa, spero che non è così, alla fine si potrà andare a giocare un play-out. Dicevo che la Vibonesa, parlando con i miei Scusami, giocatori, mister, stiamo vedendo appunto sì, le in immagini della settimana ho partita. detto che era un malato terminale, per cui quando si parla di malati terminali la speranza è sempre l'ultima a morire. Loro ci hanno dato filo da torcere, ricordiamo ancora una volta che comunque questa squadra era venuta con l'intento proprio di fare risultato, e noi dal nostro canto ci tenevamo a rimanere imbattuti in casa, ove mai senza pareggio. E, diciamo, sfruttando il nostro calendario per far sì che nel girone di ritorno abbiamo vinto poi tutte le partite in casa, come si è verificato, insomma, abbiamo avuto uno score impressionante. Quindi alla fine che cosa dico? Dico che comunque dovevamo vincere per sperare che l'Aragas battesse Torrecuso, ma indipendentemente da tutto noi ci interessava fare la nostra buona gara, perché abbiamo avuto un atteggiamento, almeno in questo campionato, a detta anche dei bookmakers, sempre lineare, mai una partita praticamente sottotono, come mai qualche volta abbiamo perso con ragione. Insomma, vedi Torre Annunziata, forse è stata l'unica partita che abbiamo sbagliato nel girone di ritorno. Andrea, domenica tu eri allo Stadio Pasten, è arrivata la vittoria importantissima, quarto posto matematico per la Battipagliese. No, stavo vedendo le immagini, ogni volta che mando il pallone è poesia, praticamente. È straordinario questo giocatore. 19 gol in campionato, sono davvero il sigillo a una stagione
straordinaria per Tommaso. Sì, una gara in cui la Battesi ha messo subito le cose in chiaro, già dopo un minuto era l'ideale questo per poi evitare complicazioni lungo l'arco della partita. Ha sofferto leggermente, non tanto perché alla fine il Vibonese non ha mai tirato in porta, però un po' il pallone del gioco l'abbiamo regalato agli ospiti, però era anche normale, ecco, mister, appunto, per dare la possibilità alla Vibonese, insomma, di rientrare in partita. Così non è stato, la vittoria è arrivata, i 3 punti pure, e quindi la matematica partecipazione della Battipagliese ai playoff sono il sigillo ad una stagione iniziata male, finita però in modo straordinario. Mister Squillante, il preparatore atletico della Battipagliese, nonché, come abbiamo detto, il vice allenatore della Battipagliese, domenica, quindi questa vittoria è stata sicuramente fondamentale per la Battipagliese, che ha decretato appunto il quarto posto e i playoff. Mister, ma la squadra adesso come sta? Oggi ha effettuato un altro allenamento, domani test infrasettimanale. No, noi lavoriamo sempre allo stesso modo, c'è sinergia tra me, mio fratello e il preparatore dei portieri, quindi il nostro lavoro va programmato tutte le settimane, quindi come al solito abbiamo preparato pure per questa partita in trasferta la partita, diciamo, per vincerla. Il nostro motto è quello di vincere, poi se la partita va male oppure ci sono degli episodi, anche perché il calcio è fatto di episodi, quindi anche se qualche trasferta è andata male, ma è andata male su episodi, non sul nostro gioco oppure sulla nostra prestazione atletica. Quindi noi domenica andiamo a Landino a fare la nostra partita, poi il campo dice la verità se come andrà. Marco, vediamo che qua arrivano anche delle nuove domande, la prima è proprio per te. Allora, come mai l'Orlandina non gioca più sabato? Sì, perché la gara in programma contro l'Orlandina inizialmente appunto era in programma sabato con la diretta Rai Sport. Purtroppo l'Orlandina ancora non è salva e quindi ha deciso di giocare in contemporanea con tutte le altre squadre, quindi si giocherà domenica alle ore 15 a Capo d'Orlando. E la seconda domanda va al mister, e chiedono se rimarrete a Battipaglia. Bellissima domanda, mister. Quando sono arrivato a Battipaglia, concedetemi almeno questo, c'era un poco di scetticismo sulla mia persona per effetto che ero stato un calciatore della Sarnese, per cui alla fine 4-5 anni, però io dissi che ero un prestatore d'opera, che comunque vivevo, a parte insomma la mia professione, vivevo di calcio, lo vivevo a 360 gradi. Poi qualche scettico si è ricreduto, oggi dico sinceramente l'abbiamo fatto ricredere con i risultati, perché abbiamo avuto, ripeto, dalla mia venuta è stato un continuo escalation di risultati e di bel gioco, consentitemi. Poi non fuorviando la domanda, dico che a mio avviso bisogna vedere un attimino i programmi di questa società, insomma. Io quando mi si è data l'occasione per arrivare a Battipaglia, siccome avevo avuto giocatori importanti come Manzo, come Pastore che l'ho portato io, c'era qualcun altro che dal Gladiator stava per arrivare, poi la squadra a me piaceva tanto, e nelle mie interviste ho sempre detto che era una squadra che dalla Cintola in su mi faceva impazzire, e l'ha dimostrato essendo il secondo o terzo attacco. Non vedete mo adesso i 7 gol di qualche squadra fatta ai ragazzini o 5 della Cavese. Io penso che il nostro attacco è stato stratosferico. Abbiamo per certo preso qualche gol di troppo, però voglio dire, poi all'ultimo ci siamo migliorati in tutti i sensi, avendo avuto delle risposte anche in difese e non sicuramente insomma malvagie. Però rispondendo prettamente alla risposta, dico, spero in un progetto importante, perché comunque sono 4-5 anni che la mia persona... Mister, vuoi vincere? Ecco, brava. No, perché sono 5 anni che faccio dei risultati, i numeri purtroppo non si possono cambiare. I numeri dicono che comunque quest'anno, se vinciamo domenica, arriviamo a 61 punti, per cui, compreso il punto che ci hanno tolto, quando sono arrivato eravamo penultimi, e avevamo, non guardiamo il punto, ma guardiamo che avevamo 16-17 squadre su di noi. Quindi abbiamo veramente fatto un grandissimo campionato, e io spero che comunque, è ovvio, spero di rimanere se facciamo una squadra che comunque quantomeno
ci sta in ballo qualche cosa, insomma, anche perché sono tanti anni che alleno e sinceramente penso che è arrivato il momento anche di vincere qualcosa, insomma, anche in Serie D, perché in Eccellenza comunque abbiamo vinto qualcosa. Però ripeto, a me piace che se rimango a Battipaglia, piace avere una squadra importante come l'ho avuto quest'anno, poi magari con qualche ritocco, perché questa è una squadra che non ci dimentichiamo, va ritoccata e non va smantellata. Per cui. Mi sei già ne parlato con la società? No, no, io personalmente, siccome la mia persona è equilibrata, cerco di fare prima le cose che contano. Adesso a me interessava arrivare ai playoff, che era molto, ma molto difficile vista la situazione che si era venuta a creare, insomma. Però sinceramente, dopo l'infortunio di Orcese, parlo io, insomma, eravamo un attimino pochi là davanti, insomma, stanno 10-11 ragazzi over che hanno tirato, guardiamo di tutto, veramente hanno li ho spremuti effettivamente a più non posso, forse in effetti abbisognava qualcuno di riposare un poco. Però ripeto, io con la società ne parlerò dopo il playoff, se loro sono contenti e gli intenti sono quelli là di fare un campionato importante, io ci sto a 360 gradi e con tutta l'anima che ho messo sia io che il mio staff, ripeto. Poi è ovvio che comunque Battipaglia è appetita, insomma, io l'ho scelta io perché a me piace come piazza, piacciono i tifosi, ripeto. Non per essere ipocrita, all'inizio c'era un po' di scetticismo, però poi mi sembra che comunque con i risultati anche qualcuno scettico si sia convinto della sicuramente del buon lavoro, ma non perché alla fine aveva qualche pregiudizio, insomma. Andrea, tu che vivi a Battipaglia, tu che spesso sei tra i tifosi. Andrea ci può dire qualche cosa i più? I tifosi, appunto. La città, voce del popolo. I tifosi, cosa si augurano? Cosa... Che squillanteresti. Sì. Se squillante io... quello che si è visto quest'anno, credo che sia meritato sul campo. Il cioè, condizionale è d'obbligo, sì. Giustamente. Non ci sono attenuanti. Sì, grazie. Parlo dei numeri, i numeri sono incontrovertibili, quindi altri risultati non ne possiamo cacciare fuori, inventarceli, perché sono quelli, perché davvero... con tutto il rispetto, adesso parlando proprio un pane al pane, mister, con una difesa con giocatori non eccellenti, buoni giocatori, perché Alessandro Idri e Barbato sono davvero due buoni elementi, ma non eccellenti. Non sono dei top player, però sono ragazzi che è vero, dalla cintola in giù è una grandissima squadra, però dalla cintola in giù abbiamo i nostri limiti, mettiamola così. Proprio per questo è ad aumentare il miracolo che è stato fatto quest'anno, secondo me. Sì, e i meriti sono vostri, dei due fratelli squillanti, anche del preparatore dei portieri. Sì, infatti, alla fine l'unica cosa che io ci tengo a precisare, effettivamente, poi con l'applicazione, il sacrificio, abbiamo colmato qualche lacuna che potevamo avere là dietro. Ripeto, ultimamente la difesa aveva raggiunto il suo status di forma eccezionale, togliendo, ohimè, quella trasferta di Torre che comunque, io penso che quella sera qualsiasi avversario decapitava confronto 7-8 mila spettatori che erano venuti a vedere la Battipagliese di Squillante, perché anche domenica hanno fatto la festa, stavano 3.000 di loro, quindi in effetti forse, tranne quella partita, ripeto, poi per il resto abbiamo avuto un equilibrio importante. Io dico sempre la stessa cosa, una squadra che è importante, può capitare, tipo ieri sera il Bayern ha perso in casa 4-0, può avere qualche defiance, però voglio dire, io penso che si devono solo ringraziare questi ragazzi che, essendo pochi ma buoni, hanno tirato fino in fondo e sono riusciti a far appassionare questa meravigliosa gente che comunque la domenica ancora arriva allo stadio, ripeto ancora, perché in parecchi stadi vedo 10, 20, 30 Battipaglia, ancora vengono 1.000 persone, quindi sinceramente questa è una, si deve partire da questo dato di fatto per costruire una cosa importante. Lasciamo un attimo il calcio, io vorrei un attimo ricordare purtroppo la tragica scomparsa che è avvenuta a Due Torri, dove ha perso la vita Marco, un calciatore che dopo la gara di domenica scorsa tra Due Torri e Savoia ha perso la vita in un incidente stradale. A nome della Battipaglia Calcio, ma anche degli ospiti studio, ci associamo nel nostro piccolo al dolore che ha colpito al Due Torri. Bene, torniamo al calcio, stanno arrivando tantissime domande. Liz, ce le leggi altre? Sì, la terza arriva da Franco.
e chiede se secondo voi atleticamente e fisicamente la Battipagliese ha dato il massimo. Bene, abbiamo il preparatore atletico della Battipagliese, chi meglio di lui può risponderci? Io penso che abbia dato il massimo, perché il gioco che facciamo noi è un 4-3-3, anche se non per l'intera gara facciamo pressing, ma per un tempo e mezzo noi facciamo pressing, andiamo a attaccare gli avversari nella loro area di rigore, addirittura qualcuno ci dice. Quindi penso che se non ci sta una buona base di atletica, questo non si può fare. Che Battipagliese troveremo ai playoff, atleticamente e fisicamente? Al top, come sempre. Però non abbiamo avuto cali fisici quest'anno. La cosa importante è che non abbiamo avuto infortuni, quindi questo significa che tutto a volte... Orcese quella ha avuto una pubalgia che sta... La dice lunga, difficilmente dagli infortuni che possono verificarsi al bicipite femorale o al popliteo, infortuni dico molto di consueto che prendono i giocatori in una cattiva magari gestione di preparazione fisica. Ci sarà a Capo Sono 10-12 anni che non abbiamo mai avuto infortuni seri. Penso, sì, a Capodullando il Cese ci sarà. Volevo solo finire il discorso infortuni, per cui dipende molto molto dallo stato di forma che noi, ripeto, noi le esprimiamo tanto, per cui alla fine se vai a vedere l'infermeria nostra è stata quasi sempre vuota o semivuota. Il dato di fatto è di Manzo. Manzo, noi l'anno scorso, pur che ha fatto bene col Gladiator, però non ha fatto lo stesso campionato. Quest'anno è stato in una forma invidiabile. Anche perché è stato in una forma eccellente. Parliamo di Manzo che l'abbiamo avuto. E quindi anche ha fatto più partite rispetto all'anno scorso. Voi perché il campo di Santa Maria era diverso, però comunque fisicamente e atleticamente quest'anno è un altro Manzo. È bello. Leggiamo anche un'altra domanda fatta da Vincenzo 89. Mister, se questa squadra fosse partita con lei in panchina, ora la Battipagliese sarebbe la prima in classifica? Questo è il più grande rammarico, forse. Io penso che forse, ma non per essere presuntuoso, magari facendo i dovuti insomma, accorgimenti dall'inizio, ovvio, se uno parte dall'inizio magari poteva arrivare qualche giocatore vicino a me che comunque io già avevo testato a Santa Maria Capovedere, in quanto avevamo infranto quasi tutti i record, quindi la difesa meno battuta, insomma squadra meno battuta in Europa, per cui qualcuna sarebbe arrivato, però io penso che più di quello che ho fatto non potevo fare, invece con un po' di presunzione, con un pizzico di presunzione, dico che se partivo dall'inizio forse me la giocavo fino all'ultimo, anche perché nei gironi di ritorno abbiamo perso una partita al 94esimo a Noto con una punizione in due, abbiamo perso a due torri sinceramente e l'abbiamo dominata, abbiamo avuto qualche defiance perdendo partite già vinte, per cui soprattutto in casa, a differenza del giorno di ritorno, in casa abbiamo pareggiato. L'ho detto prima, le mie squadre, ma vabbè, con l'Interreggio, guardate, 10 uomini, voglio dire, ci può stare un errore di diagonale del ragazzo che non ricordo il nome, Africano. Che è africano, quindi giocando a 10 uomini, veramente dilapidammo 2-3 palle colle e poi facevamo una palla. Quelle sono beffe. Invece io dico che noi dobbiamo ripartire dal girone di ritorno, perché le mie squadre fanno... Guarda, io se non avessi perso la mia squadra, la Battipagliese, se non avessi perso con il Savoia, almeno nel mio score di allenatore, erano 4 anni che non perdevo in casa. Per cui, voglio dire, significa che il fattore campo... Per me è importante, anche perché per il modo come interpretiamo le partite e come le andiamo a giocare. Qualcuno dice il pressing è asfissiante, per fare pressing ci vuole tanta roba addosso, e quindi perciò noi vogliamo sempre il massimo. La domanda è eloquente, io penso che comunque se fossi partito iniziando dal ritiro a trasmettere la nostra mentalità, la mia mentalità tecnico-tattica, penso che qualche punto in più l'avremmo avuto e sicuramente ce la saremmo giocata fino all'ultimo con Savoia e con la ragazza. Bene, noi andiamo in pubblicità, ritorniamo subito tra pochi minuti qui con Salotto Bianconero, vi aspettiamo. Sì.
Bentornati a Salotto Bianconero, abbiamo tantissime domande. Io mi scuso innanzitutto se dovessimo appunto non leggere qualche domanda. Certo, ci arrivano sempre più domande e questa è stata fatta da un tifoso, ovviamente, zebra nel cuore, e chiede ad Andrea se secondo lui Bianco durante questa stagione ha commesso degli errori. Io sono dell'idea che se fa un errore è sempre per inesperienza, non per altro. Anche se Tommaso ha fatto un grandissimo campionato anche l'anno scorso, quest'anno un campionato sufficiente, secondo me, un 6 e mezzo, non di più, onestamente. L'errore che mi viene in mente è quello di Noto, perché una punizione a due, ti rendi conto che a due, perché tu sei il portiere e metti sulla barriera, non puoi tuffarti, toccarla, mettere in gioco il giocatore per il tap-in, poi vincente del 2-1. È un errore questo grande, secondo me, Quello è per un stato un errore portiere. di valutazione, non è stato un errore tecnico però. Un errore di valutazione, ti spiego, il 94esimo lui, nonostante fosse stato redarguito dal capitano e dal sottoscritto che la punizione era in due, lui ha fatto una parata d'istinto e comunque rimaneva una gran Una parata, grande parata, è vero, infatti, però 27. poteva pure farne a meno, perché infatti questi sono errori di Però da inesperienza, secondo me. contraltare ad Acropolis sono Sì, straordinario, vabbè, ma al secondo di là me. di Insomma, ha tutto, fatto delle quando... prestazioni in alcune partite davvero importanti, poi Sì, qualche difesa bravo. che ci sta. Se posso aggiungere qualcosa in merito, perché quando si gioca con l'Under, la gente e parecchi devono capire, specie gli addetti ai lavori, figure della gente e i tifosi, devono capire che comunque l'Under ti può fare e che il mezzo passo passo, perché tu lo devi mettere in Ci preventivo. sta. Per un allenatore, però, trovare un portiere Under è molto importante perché. Specie il gioco della battipagliese, che è molto dispendioso a livello energetico, un 4-3-3 molto aggressivo. Alla fine, se tu metti un portiere esperto in porta, vedrai che devi togliere un centrocampista o un attaccante. E non diventa più così, diciamo, effervescente come lo è stato. Per cui io, dal mio canto, dico che ha fatto un grande campionato, come tu hai detto, la sufficienza l'ha raggiunta, ha dato continuità a quel campionato che ha fatto l'anno scorso a Matera. Davvero. Leggiamo anche un'altra domanda fatta da Carmine Battipagliese Doc. Mister, come mai abbiamo subito tanti gol? Perché al di là di tutto non vogliamo ripetere sempre le stesse cose. Abbiamo, forse il reparto dove abbiamo cambiato più di tutto è stata la difesa. Cioè, all'inizio c'era Castaldo Esposito, poi dopo c'era Esposito Barbato, poi dopo c'è stato Itri Sodano, poi dopo ancora Sodano Barbato. Poi Itri Barbato, per cui Fricano, abbiamo alternato a più non posso parecchi giocatori, non avendo mai avuto dei giocatori fissi in quel ruolo, può darsi abbiamo pagato qualche errore di troppo, però poi in contempo si è Ma comportata con da. questa abbiamo la stessa della difesa, si è andata Sodano, Sudan, poi quindi. per assestarle ci abbiamo messo quasi 2 mesi, quindi C'è stato un continuo andirivieni nel reparto difensivo, che questo ha potuto distrarre quello che sono gli atteggiamenti tattici al di là degli errori dei singoli, ripeto, che ci sono tutti, insomma, per carità, però poi è stato forse, a mio modo di vedere, il reparto dove non abbiamo, o quando abbiamo trovato poi la quadratura con Sodano, non per colpa della società, è dovuto partire per questioni di lavoro in Svizzera, e quindi abbiamo rifatto di nuovo con Itri e Barbato la coppia difensiva. Però, ripeto, abbiamo avuto, sì, è innegabile dire, qualche gol di troppi. Io dico che comunque le squadre che vincono nella tabella gol fatti e gol subiti, anche se gol fatti ne so qualcuno in meno, ma di subiti ne devono essere pochissimi. Allora tu vai a vedere che diventa un discorso direttamente proporzionale, insomma, meno gol prendi, più alla fine sei la squadra equilibrata che poi magari rispecchia la tua posizione, secondo, terzo, quarto, Nelle insomma. ultime due gare però la Battipagliese non ha subito gol Sì. contro l'Inter Reggio e la Vibonese, quindi i risultati, visto come 180 sono, minuti per noi non è è un facile. piccolo record, perché avevamo subito gol tutte le gare, per cui la famosa cena, penso che comunque la consumeremo questa settimana. Si fa Quello domenica. che io avevo promesso è fatta domenica, da uno poi siamo passati a due. Peccato che fini il campionato, perché se no mettevamo un bonus, tre partite senza prendere gol, avremmo fatto pranzo e cena. Invece l'attacco della Battipagliese è senza ombra di dubbio uno dei più forti della categoria, con Orcese e Tommaso Manzo, Boldrini e il francese Donisa. Però
Tommaso Manzo che ha regalato davvero tantissimi punti alla squadra bianconera. Vediamo appunto la classifica dei marcatori. Scarpa con 24 reti, De Rosa 21, Manzo e Tarallo con 19, Saraniti con 17, Meloni con 16, Arena, Olcese e Zerillo con 15 reti. Andrea, sicuramente il capitano, come hai detto tu, ha disputato una grandissima stagione, 19 reti in campionato, più il gol in Coppa Italia, 20 gol in stagione, è davvero un grandissimo risultato, considerando le squalifiche e gli infortuni. Come no? È paradossale anche il fatto che lui si esalti quando Olcese non c'è. Che è successo? Olcese è mancato per 5 partite, lui ha fatto 8 gol. E perché lui, da come stiamo vedendo, come sta facendo a giocare il mister, a parte dal punto di vista caratteriale, ma anche dal punto di vista tattico, lui gioca più davanti alla porta, gioca come prima punta, come un finto attaccante, gli dà la possibilità di svariare di più, di avere più la porta davanti, a differenza invece del fatto del 4-3-3 in precedenza, che lo giocava un po' più esterno, che insomma non gli dava la possibilità di vedere maggiormente la porta. Guardate questa azione, per esempio, lui ha più aria da poter girare C'è praticamente. più campo Poi con la da sua fantasia, il poter, c'è suo più piede. campo da poter spaziare, per cui, però volevo vedere la classifica, è bugiarda. Consentitemi, è molto bugiarda questa Ma classifica. entrambe le Se ci classifiche. sono i calci Sì, di rigore. no, è quella dei marcatori e la classifica. Quella delle squadre, perché ci sono squadre che hanno avuto dei regali, 12 punti non si possono regalare senza giocare, oppure qualche altra squadra ha fatto gol con l'Under 18, con la Juniores, con gli Prendiamo allievi, 19 gol di quindi Tarallo, per carità, non riesce a fare Tarallo, ma domenica ha fatto 3 gol. De Rosa l'altra volta 6-0 fece 4 gol. Il nostro capitano Scarpa la stessa cosa, domenica scorsa con ha l'Icalco, con gli allievi, ha fatto fatto 4 gol, 3 gol, quindi È stato sicuramente un girone un po' falsato, sicuramente perché è lì un po' Noi l'Icata e Ragusa, noi ci abbiamo pareggiato con l'Icata e Ragusa, Scusate, colpa noi nostra, siamo andati perdiamo, no? all'Icata, Tommaso Manzi in ospedale che era quasi in coma, Quindi, cioè, gli altri sono andati e hanno giocato contro gli allievi, Lo stesso Noto che per due partite Lui ha non ha giocato con la giocato. Juniores e noi E quindi diciamo che comunque ecco, pure la classifica dei cannonieri viene falsata, come ha detto la Canà, perché è molto attento alle statistiche, ha detto qualcuno ha avuto 12 punti, noi abbiamo fatto buon per loro, noi forse non siamo stati così fortunati. Diciamo così, però. Perché poi vedi il beneficio del non giocare o del giocare con gli allievi, tu li riscontri in tutti i settori. Io se so di giocare contro gli allievi, la domenica prima ho 5 ammoniti oppure 5 diffidati, gli faccio diventare tutte squalifiche. E quindi non succede quello che è successo a me ad Agropoli, andare a giocare là con 4-5. Ma questa è una mancanza? No, non è una mancanza, è una defaillance di squadre che comunque contro di te hanno dato l'anima, non per carità, non perché hanno voluto dare l'anima e poi. Come ha detto mio fratello, vedi l'Icata, Tommaso Manzi in ospedale, Donisa infortunato, per vincere all'Icata abbiamo fatto una guerriglia e quindi poi magari gli altri ci hanno vinto perché magari o già si era disgregata come rosa o perché per tanti motivi, però voglio dire alla fine tutto sommato siamo state anche più forti di queste avventure. Un piccolo rammarico, mister, è sicuramente la rosa che non è mai stata completa e non Vabbè, ma avete mai questo avuto l'abbiamo l'opportunità di detto. giocare con gli stessi 11 e lo stesso Olcese, quindi ha sicuramente fatto una grande Io stagione con i 15 gol, però è fermo da un da po' di un po' di tempo. tempo, io vorrei, ma al di là di tutto, ringraziare anche la società, una società ex novo che comunque si affaccia per il secondo anno, penso alla Serie D, dove c'erano delle corazzate incredibilmente attrezzate tipo Agragas, Savoia e non dimentichiamo l'Agropoli perché l'Agropoli a mio avviso è una delle migliori squadre del campionato e quindi voglio dire secondo anno una società fatta di tanti dirigenti con buona intenzione ma sicuramente con non tanta esperienza a livello di un campionato importante quale la Serie D e quindi va dato merito anche a codesta società e per quello che hanno fatto. Adesso io li esorterei a continuare perché questo bel giocattolo che hanno costruito lo devono solamente rimodellare per un campionato più importante che verrà l'anno 21. Non dimentichiamo che ci sarà riforma. Come? Però questa è parlata già dall'anno prossimo, sono dei playoff da giocare. Sì, vabbè, Da vincere io ho detto, o eventualmente da vincere sicuramente, anche. perché io ho detto domenica all'Orlandina andiamo là per fare la nostra gara.
che poi se vince l'Orlandino il problema non c'è, ma la devono sudare sul campo. Domenica io sentivo qualcuno, mister, vi raccomando, io vi ripeto, ho avuto l'impressione che anche quelli, i quotisti di queste agenzie di scommesse abbiano tanta fiducia nella Battipagliese, perché ci hanno quotato quasi sempre, che significa che hanno capito che qua ci sono persone serie a gestire questa squadra. Domenica si chiude il campionato di Serie D, poi ci saranno i play-off e i play-out. Vediamo appunto la 34esima giornata del campionato di Serie D, il girone I, il girone della Battipagliese. Allora, Noto e Acragas, Battipagliese, Orlandina, Savoia e Città di Messina, scusatemi, Interreggio e Comprensorio Montalto, Pomigliano, Due Torri, Cavese, Licata, Agropoli, Nuova Gioiese, Vibonese, Ragusa e Torrecuso e Rende. Ricordiamo nuovamente che la gara Orlandina-Battipagliese, inizialmente in programma sabato alle ore 14 con diretta Rai, si giocherà regolarmente insieme a tutte le altre gare domenica alle ore 15. Mister, allora domenica a Capodorlando contro l'Orlandina incontreremo sicuramente una squadra che vorrà vincere perché si deve salvare. Io l'ho detto in sala stampa domenica. Io innanzitutto ho molto rispetto della Vibonese perché c'è un blasone esagerato. Dato che ha sottoscritto nessuno mai ha regalato niente, voglio e desidero che i miei giocatori ad Orlandino facciano la gara come la dobbiamo preparare, non la gara della vita, ma una gara importante dove possa vincere il migliore. Io non sono abituato a giocare per perdere, di conseguenza alla fine non lo faccio nemmeno domenica. Se qualcuno magari ha avuto qualche sentore se lo possa dimenticare, perché noi domenica faremo la nostra gara, anche perché voglio arrivare a quota 60, che comunque un traguardo importantissimo. Sì, sicuramente Andrea, sarà una partita molto difficile per la Battipagliese, ricordiamo anche gli squalificati che non giocheranno appunto domenica, Boldrini, Barbato e Garofalo. Quindi Andrea, sono anche tre assenze importanti. Come no, si darà la possibilità eventualmente anche a qualcuno di prendere minuti anche in previsione dei playoff, questa è una visione importante. Questione di motivazione alla fine, quelle vanno nel campo e sono forti in questi casi. L'Orlandina ne ha tante perché rischia davvero di restare impelagata in un discorso molto difficile. E i 60 punti sono importanti anche a livello statistico perché la Battipagliese sono tantissimi anni, quasi 10 anni tra eccellenza e Serie D che non raggiunge questo tipo di punteggio. L'ultimo anno di Serie D quando facendo i playoff con il Messina, adesso non vorrei dire una baggianata, ma ci fermammo a 57-58 punti, sempre il girone siciliano, con Ciaramella in panchina nell'ultimo periodo, e quindi è un punteggio importante, è una bella meta questa da raggiungere per la Battipagliese, per impostare mentalmente i playoff, per impostare mentalmente e concretamente anche la prossima stagione a questo punto. Grazie. Qua stanno arrivando anche altre domande e questa è stata fatta da Vincenzo 69 e per il preparatore atletico. Che società ha trovato a Battipaglia? Secondo me è un'ottima società che ci ha messo a disposizione, al di là del parco giocatori che era buono, ma anche altri collaboratori, i magazzinieri, in una squadra, quando ci sono dei fattori importanti, quali il magazziniere, il massaggiatore, il preparatore, e si fa tutto una sinergia di tutte queste persone, e quindi la società ci ha messo a disposizione tutte queste persone che hanno fatto sì che abbiamo lavorato bene. Mister, dopo la partita con l'Orlandina ci sarà la gara playoff ad Agropoli domenica 11 maggio alle ore 15 allo stadio Guariglia. La partita con Orlandino per non abbassare le tensioni nervose. È ovvio che l'attenzione e la questione emotività la dice lunga, però far riposare, e non credo che io faccia riposare qualcuno perché ci sono 3-4 squalificati, quindi in un turno non lo prendo in considerazione. Darò spazio a qualcuno che ha giocato di meno, però tenendo presente dell'attenzione nervosa, che io non voglio abbassarla in virtù proprio del fatto che ci andiamo a giocare un playoff importante, e qua vorrei insomma spezzare una lancia a favore dei nostri tifosi. Insomma, fare due partite di campionato andate e ritorno, ci può pure stare che comunque i tifosi non vengono di qua e non vengono di là, ma fare un playoff
dove praticamente i tifosi tuoi non ti possono seguire, questo praticamente diventa monco perché ne paga lo spettacolo. Non so se la società nostra si stia adoperando per far sì che i nostri tifosi possano accorrere alla guariglia. Per dare sostegno ad una squadra che comunque ha meritato il loro, insomma, il loro apporto. Quindi sarà sicuramente una gran partita. L'Acropoli, a mio avviso, partirà favorita per una questione, se non altro, di, insomma, gioca in casa, insomma, dai, doppio, insomma, risultato. Doppio risultato. Però noi ce l'andiamo a giocare, come ho detto l'altra volta, sempre, con tutti a viso aperto, e poi vinca il migliore. Senza pubblico, anche perché i giocatori... In casa hanno avuto, allora, il riscontro l'abbiamo avuto 9 su 9, il girone di ritorno. Quindi che cosa ci ha detto la classifica dei gironi di ritorno? Ma questo è un altro record, attenzione, che negli ultimi 10 anni, anche il C, nel girone di ritorno non si è fatto mai 9 su 9. Campionato a 18, quindi 85-86, sì. Una cosa del genere, insomma, sì. Ma eravate a Sant'Anna. Andrea è molto preparato, quindi a Sant'Anna. Paolo De Vita, questo. Sì, sappiamo che queste statistiche ma era a Sant'Anna. Sì, sì, era un altro campo, quindi là, erano difficile. Era, sì. Io ricordo il campo di tante battaglie, erano molto belle. Il Sant'Anna era un bunker, quindi ricordiamo bene, ma il pasto era la ragione quando dice questo messaggio che dobbiamo lanciare al questore Quantalone, perché è assurdo. Io penso che non è mai successo nulla. Noi ad Acropoli siamo solo andati a fare i bagni, non è che c'è questa acredine con la tifoseria, poi, se vogliamo chiamarla tifoseria dell'Acropoli. Quindi è inammissibile che una squadra che ha fatto tanti sacrifici per questa stagione non sia accompagnata in questa partita dalla sua gente, dalla sua tifoseria. E sono convinto che se ci fosse purtroppo così non sarà. Io spero, dico al 90%. Se dovesse però esserci la possibilità delle porte aperte al Guariglia, giocheremo in casa. No, ma io penso, l'ho detto prima, io vado. Quando siamo andati a giocare a Vibo, ad in altre insomma, cittadine che comunque esprimono 40-50 mila abitanti, ho visto 200-300 persone. Io a Battipaglia, ancora oggi, ne vedo 1000. Per cui immagino quella partita a Guariglia con i miei tifosi. E un motivo in più per i miei giocatori sarebbe stato sicuramente quella partita. Però, ripeto, noi partiremo, spero che la società possa fare il possibile in modo che possano arrivare i nostri tifosi, perché per me è importante avere l'apporto loro, come hanno dimostrato in casa il giorno di ritorno. Abbiamo fatto tutte le partite, abbiamo vinto non a caso, insomma, questo è quello che non c'è atmosfera di una partita vera. Vedi Cava quando siamo andati a Cava, oppure quando abbiamo giocato, c'era Cava, quindi l'ho sentito. Ah, sentito. Quindi, poi Andrea, se in torre c'erano tifosi non perdevamo 5-1. Sono d'accordo pure io. Quindi sono partite un po' falsate, diciamo. Come d'altronde sto campionato? D'altronde non puoi fare una partita importante senza pubblico. È come andare a fare il matrimonio senza la messa cantata. È la stessa cosa. Andrea, anche quindi, perché abbiamo appunto l'esempio di Battipagliese Cavese, Cavese Battipagliese, ma anche domenica Sanitana Perugia, i tifosi c'erano di entrambe le squadre, quindi perché Acropoli Battipagliese non si dovrebbe giocare senza i tifosi bianconeri? Sta chiedendo a me, non lo so. Ci auguriamo naturalmente. Anche perché dall'altra parte l'Acropoli, parlando anche con il presidente Cerruti, è disponibilissimo, ci credo, farebbe un bel incastro, ecco, con l'arrivo anche dei tifosi della Battipaglia, sarebbe disponibilissimo ad aprire le porte, per dare anche un'immagine all'esterno. Ma lui è stato sempre propenso a far sì che il derby, gli piace la persona, vabbè, ma la persona che è, quindi alla fine ha capito che comunque ne perde lo spettacolo, quindi andrebbero sicuramente a riempire il Guariglia, che comunque darebbe un altro colpo d'occhio, insomma. Leggiamo le altre domande, Liz. Allora, Utras 88 chiede: visto che Bianco è in prestito dal Lecce, la prossima stagione chi difenderà i pali bianconeri per il mister? Ma io lo ripeto, io non ancora dobbiamo, insomma, capire bene che cosa possiamo fare l'anno 21. Quindi io non lo so, in base a quello che la società vuol fare, così metteremo come ho detto prima, insomma, è ancora tutto in embrione, e pensiamo prima a fare l'Italia e poi facciamo gli italiani, insomma, riferendomi, insomma, a Cavour, che nell'avvenuta unità disse: adesso l'Italia è fatta, facciamo gli italiani, facciamo prima questi playoff, vediamo che cosa succede, poi dopo in virtù di quello che la società vuol fare, se è contenta
o accontenta il sottoscritto, sono contento poi di far rimanere Bianco, perché io sono molto soddisfatto di questo portiere, però io penso che con il campionato che ha fatto il ragazzo è maturato tanto, potrebbe pure ambire a qualche palcoscenico più importante. Sempre per il mister, tifosissimo bianconero chiede: dopo il record dello scorso anno con il Gladiator, quest'anno un altro record, tutte le gare casalinghe vinte nel girone di ritorno. Ha già ricevuto e spera di ricevere una chiamata della Lega Pro, e se lei si sente pronto. No, ma io sinceramente in questo calcio a volte non è che mi ci rivedo più di tanto, perché esiste poca meritocrazia. Se sia pronto o meno, penso che a giorni avrò la risposta anche del supercorso di Coverciano, perché abbiamo tutte le credenziali d'età per potervi partecipare. Quindi, però a me piace rimanere con i piedi per terra, record su record, però vedo che comunque dobbiamo far fatica sempre a trovare squadra, e questo può darsi che comunque dipende dal momento che stiamo attraversando anche economicamente. Insomma, sicuramente alla fine ci sarà o non ci sarà quella che potrebbe essere una squadra importante, ma io rimarrò del mio avviso che comunque quello che vado ad allenare metterò sempre il mio cuore e la mia, insomma, predisposizione al sacrificio insieme al mio staff, che è importante. Insomma, alla fine non vedo proprio un futuro senza mio fratello, perché comunque oltre ad essere il mio, insomma, è anche una specie di consigliore, che comunque diciamo che alla fine ho fiducia forse solo di lui. In questo mondo di ipocrita bisogna avere fiducia solamente di poche persone. Se ci viene una squadra importante è bene, se no continuiamo con la massima umiltà a divertirci in quarta serie o se no in Serie C o in Eccellenza, per cui non possiamo, ripeto, non possiamo, dato che esiste poca meritocrazia, non possiamo fare progetti e voli pindarici. Pindaro ci ha proprio imparato a non volare di fantasia. Non abita da me la fantasia, con umiltà va avanti, e se esce la squadra cerchiamo di fare il meglio. Mister, sicuramente la crisi è sotto gli occhi di tutti, anche nel calcio, quindi è anche importante investire sul settore giovanile e sui giovani. Abbatti Pagliese quest'anno ha fatto bene, insomma, sinceramente con gli allievi ha fatto un buon campionato, con l'Under 18, insomma, ha fatto quello che doveva fare con Mister Diuri, una persona alquanto sincera e preparata, perché poi sarebbe riduttivo ridurlo solo a sincero, insomma, preparato, che dove con molte insomma, difficoltà che potrebbero essere quella magari di avere meno attenzione della prima squadra, è arrivato infine in fondo ai playoff. Quindi loro lo stanno curando, la società ho visto che ci tiene molto, insomma, a questa ala della prima squadra. Poi il bacino d'utenza di Battipaglia, non dimentichiamo, è molto importante, e poi quest'anno hanno esordito con me, penso, un sacco di ragazzi. Infatti il martedì si mangiava sempre dolci, perché c'era chi esordiva, portava i dolci come di consueto si fa nel calcio, quindi tutti i giovani che hanno avuto la possibilità di far parte della prima squadra e quindi hanno giocato, il martedì si festeggia. Quest'anno parecchio. Guardando di nuovo il prossimo turno in programma domenica, Andrea, secondo te qual è la partita più importante? Pomigliano due torri, tutto si decide là, secondo me. Se il Pomigliano dovesse far punti, e mi auguro onestamente, sarei molto contento di salvarsi il Pomigliano, allora il due torri sarebbe destinata ai play-out, e poi si verrebbe a creare il problema dell'Orlandina, insomma. I telefoni saranno molto bollenti, secondo me, domenica pomeriggio. Sono state anche se il Pedorri psicologicamente andrà a Pomigliano. Col problema che c'è stato. Queste settimane si sono allenati male, proprio non si sono proprio allenati. Quindi, infatti loro avevano chiesto di posticipare mercoledì la partita e non è stato possibile perché parecchie squadre non hanno accettato. Quindi, psicologicamente farà una partita diversa.
Mister, invece, se il Rende dovesse vincere a Torrecuso, la Vibonese domenica arriveranno i 3 punti contro il Ragusa, però rischia seriamente di non disputare i play-out per il distacco dei 10 punti tra la terz'ultima Ma l'ho detto prima, e la quintultima. Marco, alla fine questa è una società blasonata, ha fatto tanti sacrifici, la Vibonese Rende, forse hanno speso più dell'Abbattipagliese, non forse, io penso che dovrei togliere il forse sicuramente, e questo significa che la società, ohimè, anche se è una grande società, ha lavorato forse male, per cui i risultati hanno dato torto. Però proprio a maggior ragione di questa situazione noi andiamo ad Orlandina, a Capo d'Orlando, a giocarci la gara. Perché? Perché la Vibonese domenica in campo ci chiedeva di pareggiare e parecchi giocatori miei si sono quasi assillati dai loro colleghi, però ho visto che comunque abbiamo effettivamente, non abbiamo regalato niente a nessuno e per dar forza a quella nostra onestà dobbiamo andare al Capo d'Orlando per giocarci la partita, che poi vince il Capo d'Orlando, l'Orlandina. E questo lo vince meritatamente, allora significa che però la nostra coscienza deve rimanere sempre, sempre nei limiti dell'onestà, insomma, voglio dire. Bene, io ringrazio la bellissima e bravissima modella Liz Kedma. Grazie Grazie a Liz. voi, buonasera. Ringrazio il preparatore atletico, nonché vice allenatore dell'Abbattipaglia Calcio, Giosuè Squillante, il collega e amico Andrea Laganà e il tecnico dell'Abbattipaglia Calcio, Luigi Squillante. Grazie, buonasera. Salotto Bianconero torna puntualmente giovedì prossimo alle ore 21 su Sud TV, domani venerdì invece alle ore 15 ci sarà la replica. Buonasera a tutti e grazie.